per fare in modo che questo collegamento bisogna darsi da fare, come sta facendo Abiram, che si è perso il collegamento con Facebook, no? Allora lui non è stato lì a pensare Krishna arrangerà. Ha preso il telefono e ha cominciato a... e adesso funziona. Quindi noi, in questo mondo materiale, abbiamo perso il collegamento con Krishna, con la nostra origine. E se ci diamo da fare, è con il giusto atteggiamento. Quindi il giusto atteggiamento deve essere quello di preghiera. Krishna, fai in modo che si ristabilisca il collegamento. Però poi Krishna ti dà l'intelligenza per come operare nel modo giusto. Quindi l'azione cosciente di Krishna. Sembra un operare normale, ma è un operare sotto la guida di Krishna. E per fare in modo di arrivare a questa giusta azione, bisogna ascoltare la voce di Krishna. Ecco perché noi cantiamo Hare Krishna, ma ascoltiamo anche la parola di Krishna che ci dà le direttive. Quindi ascoltare la Bhagavad Gita, cantare Hare Krishna, compiere il servizio, qualsiasi servizio che noi possiamo compiere, significa darsi da fare per ristabilire il collegamento. E quando il collegamento è ristabilito, si sente il piacere di questa connessione. Lo sentiamo noi, ma lo sente anche Krishna, perché anche Krishna prova piacere quando c'è questo collegamento. E quindi noi, essendo Prakriti, traiamo piacere dal piacere di Krishna. E il piacere di Krishna è trascendentale, e quindi noi entriamo in questa estasi trascendentale. Mentre il piacere di Maya è il piacere dell'energia esterna di Krishna. Offre un po' di piacere, ma è un piacere fittizio, temporaneo, illusorio, che non ti può mai dare il vero piacere. Ecco perché tutto l'oro del mondo non dà la vera felicità, mentre tutto il distacco del mondo e il collegamento con Krishna ti dà la vera felicità. Quindi siamo molto fortunati perché con pochissimo, con niente, possiamo avere tutto. Bene, allora adesso ci colleghiamo in diretta con Krishna Loka attraverso lo studio della Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Siamo arrivati al decimo capitolo, il verso numero 3. Yo mam ajam anadim cha vetti loka maheshwaram asammudha samartyeshu sarva papai pramucciate. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Leggiamo anche la traduzione parola per parola. Ya, colui che, mam, me,
Ajam, non nato, Anadim, senza inizio, cha anche, Vetti, conosce, Loka, i pianeti, Maheshwaram, maestro supremo, Asammuda, senza dubbio, sa egli, Martyeshu, tra coloro che sono soggetti alla morte, Sarva Papai, da tutte le conseguenze dei peccati, Pramucha te, è liberato. Traduzione, spiegazione, Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. L'uomo che mi conosce come il non nato, colui che è senza inizio, il sovrano di tutti i mondi, non è illuso ed è libero da ogni peccato. Ripeto, l'uomo che mi conosce come il non nato, colui che è senza inizio, il sovrano di tutti i mondi, non è illuso ed è libero da ogni peccato. Spiegazione. Come menzionava il settimo capitolo, coloro che cercano di raggiungere la realizzazione spirituale non sono uomini comuni, ma si elevano sopra milioni di persone che non hanno alcuna conoscenza in questo campo. Ma tra gli uomini che si sforzano di conoscere la propria identità spirituale, colui che giunge a comprendere che Krishna è Dio, la persona suprema, il non nato, il possessore di tutto ciò che esiste, raggiunge la realizzazione più elevata, il più grande successo spirituale. Allora soltanto, pienamente cosciente della natura suprema di Krishna, potrà liberarsi per sempre dalle conseguenze dei suoi peccati. In questo verso la parola Ajam, non nato, non si riferisce all'essere individuale, che il secondo capitolo definiva con lo stesso nome. Il Signore è differente dagli esseri condizionati, che devono morire e rinascere a causa dei loro attaccamenti materiali. Mentre il corpo delle anime condizionate cambia senza fine, il corpo del Signore rimane immutabile. Anche quando discende nell'universo materiale, il Signore resta sempre il non nato. E perché questo fatto sia ben chiaro, il quarto capitolo ha mostrato che Krishna, grazie alla sua potenza interna, non è mai soggetto all'energia inferiore, ma è sempre situato nell'energia superiore. Krishna esisteva prima della creazione da cui rimane distinto. Egli si distingue anche dai grandi esseri celesti dell'universo come Brahma e Shiva, perché non fu creato come loro insieme con l'universo materiale. È lui il creatore di Brahma, di Shiva e di tutti gli altri esseri celesti. Lui è il sovrano di tutti i pianeti. L'uomo cosciente che Krishna è distinto da tutto ciò che è creato si libera subito dalle conseguenze delle sue azioni colpevoli. Questa è la condizione indispensabile per conoscere il Signore Supremo. Ripeto questa frase molto importante. L'uomo cosciente di Krishna è distinto da tutto ciò che è. Scusate, infatti non mi tornava. L'uomo cosciente che Krishna è distinto da tutto ciò che è creato si libera subito dalle conseguenze delle sue azioni colpevoli. Questa è la condizione indispensabile per conoscere il Signore Supremo. E soltanto il servizio di devozione può condurre a questa conoscenza, afferma la Bhagavad Gita. Non dobbiamo cercare di capire Krishna come se fosse un uomo comune.
I versi precedenti sostenevano che soltanto uno sciocco lo vede in questo modo. E qui ritroviamo lo stesso concetto, ma sotto una prospettiva diversa. Al contrario dello sciocco, colui che possiede l'intelligenza per comprendere la natura eterna di Dio, si libera per sempre dalle conseguenze dei suoi peccati. Ma come può Krishna essere non nato se è conosciuto come il figlio di Devaki? Lo Srimad Bhagavatam risponde che Krishna non nacque come un bambino qualsiasi. Apparve a Vasudeva e Devaki nella sua forma originale, e soltanto in seguito si trasformò in un neonato simile agli altri. Ogni azione compiuta sotto la direzione di Krishna è trascendentale e non può essere contaminata da conseguenze materiali, favorevoli o sfavorevoli. Del resto, l'idea di favorevole e sfavorevole è pura e semplice speculazione mentale, perché niente nel mondo materiale è favorevole. Tutto è di cattivo augurio, poiché la maschera stessa della materia lo è. Possiamo vedere il bene in questo mondo solo con uno sforzo di immaginazione, poiché l'unico vero bene deriva da ciò che si compie nella coscienza spirituale, la coscienza di Krishna, con una devozione e un servizio assoluti. Perciò, se abbiamo anche il minimo desiderio di rendere favorevoli le nostre azioni, dobbiamo seguire le istruzioni del Signore Supremo, trasmesse dalle scritture rivelate, come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, e da un maestro spirituale autentico. Il maestro autentico dà istruzioni che sono identiche a quelle del Signore, poiché lo rappresenta. Il maestro spirituale, i saggi e le scritture danno esattamente lo stesso insegnamento. Non esiste alcuna contraddizione fra queste tre fonti. Ogni azione compiuta sotto la loro autorità non comporta le conseguenze che generano invece le azioni materiali, colpevoli e virtuose. L'atteggiamento del devoto nell'agire è sempre spirituale, di vera rinuncia, e ciò è detto sannyasa. Perciò il vero sannyasi, il vero yogi, è colui che agisce sotto la guida del Signore Supremo e non l'impostore che si accontenta di indossare l'abito del sannyasi. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tan Sachivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha
Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Bene, allora ci sono dei punti importanti che vanno sottolineati nel verso di oggi. Il primo è, viene utilizzata la parola vetti, che vuol dire che mi conosce. Quindi è importante che noi desideriamo conoscere Krishna. Cioè Krishna ci stimola a conoscerlo, non accontentarti della fede. Non dice: abbi fede e ci vediamo nel mondo spirituale. No, la fede è il primo passo, eh? Fiducia che esiste la verità assoluta e che noi possiamo ritrovare questo collegamento. Ma poi la chiave, per aprire le porte del mondo, una delle chiavi è conoscere Krishna. Quindi non dobbiamo accontentarci di rimanere nell'ignoranza, altrimenti non c'è un'evoluzione, non c'è un progresso spirituale tangibile, non abbiamo la forza. Perché uno ha forza di fare le cose e l'altro no? Non è una forza basata sui muscoli. Tante volte ci siamo ritrovati tutti in varie situazioni. Quando c'è lo scoraggiamento, la mancanza di fiducia in noi stessi e negli altri, non abbiamo voglia di far niente, no? E la nostra energia è scadente, non ha impeto, ok? E senza forza non si fa niente. Non si prende neanche un autobus, non si scende nemmeno da un letto. Ho conosciuto una coppia e la moglie è in uno stato di depressione tale, mi diceva il marito, che si svegliava al mattino, quel po' che riusciva a dormire, e piangeva per ore e ore e ore, non riusciva a scendere, forse ancora adesso, dal letto per la disperazione. Vabbè, questo è un caso patologico, ok? Però se uno non ha forza, anche Arjuna è l'esempio. Lui era sempre lo stesso guerriero, ma quando si è ritrovato davanti all'esercito nemico, gli è andata via la forza. Quindi ha fatto scivolare. Hai detto il tuo nome prima? Riccardo. Riccardo, hai un minimo di dimestichezza con la Bhagavad Gita? Ok. Gli è scivolato l'arco dalle mani. Cioè, il più grande, è come se al più grande motociclista, capito? Gli scivolasse la moto dalle mani, davanti a tutti. In mondovisione gli scivola la moto dalle mani. Dice: mamma mia, che figuraccia, no? Lo vedono tutti. E a lui gli è scivolato l'arco dalle mani, preso dallo scoraggiamento. Non aveva forza. Perché? Perché la sua visione, il suo pensare, sentire e volere non erano in connessione. Quindi, per avere la forza di pensare a Krishna, sentire Krishna e volere Krishna, ci vuole la misericordia di Krishna.
E come spiega bene verso la fine della spiegazione Prabhupada, la misericordia di Krishna viene attraverso la misericordia del maestro spirituale. Quindi noi dobbiamo conoscere Krishna e utilizzare tutti gli strumenti che il Signore Supremo ci mette a disposizione per conoscerlo. Quindi Abhiram voleva ristabilire il collegamento, ha dato un'occhiata, è andato a vedere la connessione, si è mosso, ha usato vari strumenti, okay? E ha ristabilito la connessione. Prima è andata via la connessione, poi oggi è Ekadashi, non so chi lo sa, eh? Oggi è Ekadashi, è il giorno, l'undicesimo giorno della luna calante. E nel giorno di Ekadasi si creano molte interferenze. Oggi per noi è stata una riprova ulteriore, anche questi problemi di collegamento, perché c'è la luna, l'influenza della luna, quindi i collegamenti telematici e telepatici. E i collegamenti in generale non sono favoriti, e quindi bisogna avere molta pazienza. Ecco perché è consigliato il digiuno, perché con il digiuno uno si ferma, fa meno cose, ma fa più cose intelligenti e spirituali. Quindi sembra che fai meno cose, ma poi alla fine ne fai di più. O quelle che fai le fai meglio, eh? E ti arrabbi meno, perché in Ekadasi, siccome c'è l'influenza della luna e la luna influenza la mente, è molto più facile perdere il controllo e perdere la pazienza. Quindi per connettere bene il nostro pensare, sentire e volere, faccio spesso l'esempio, lo facciamo una volta in più. Voi, ognuno di noi ha pensato, oggi sarò al mantra yoga, giusto? Sono sicuro che l'avete pensato. Poi avete sentito, ah, sarà bello essere al mantra yoga. Cioè, se sapevate che entrando dalla porta c'era Abhiram con un manganello che ve lo dava in testa, battuta. Pensavate, mantra yoga, Abhiram mi dà in testa un manganello e sentivate che non è cosa. No, se Riccardo vedeva su internet, tutti quelli che partecipano al mantra yoga saranno presi con una manganellata all'ingresso, il suo sentire, magari il suo pensare era di curiosità, di interesse, però il suo sentire veniva meno, perché fa io manganellate e me le prendo. E quindi il volere, la terza parte, per il compimento dell'azione perfetta, era non vado. Pensare sì, sentire no, volere meno ancora. Se invece pensare sì, sentire bello, perché se vado al mantra yoga sicuramente mi sentirò meglio, mi connetto con l'energia spirituale. Sto nell'associazione di spiritualisti e quindi il sentire era positivo, è stato positivo per tutti voi, quindi il volere è vado al mantra yoga. Piove e prendi l'ombrello. Non ho la macchina, telefono a un'amica che t'accompagna o prenditi un po' d'acqua con l'ombrello, ma viene il mantra yoga, perché la volontà supera tutte le difficoltà. Se invece non c'è un forte sentire e non c'è una forte volontà, alla prima difficoltà ci fermiamo. Quindi per fare in modo che questo pensare, sentire e volere siano potenti, che ci sia una grande forza di volontà, noi dobbiamo avere conoscenza. Perché la conoscenza ci dà la forza necessaria. Okay? Krishna, chi è Krishna? Chi sono io?
perché devo ritrovare questa connessione con Krishna? Quando c'è la conoscenza di tutto questo, allora uno decide, vado fino in fondo. Perché se uno non, se una persona non ha il desiderio di andare fino in fondo, si ferma a metà. Perché? Perché le influenze della natura materiale sono troppo potenti. E le influenze di tutti quelli che vivono in un modo materialista, che sono la stragrande maggioranza degli esseri umani, influenzano troppo il nostro stato emotivo. E quindi pensare Krishna sì, ma poi senti che la partita ti interessa di più, che la birra ti interessa di più, che quella persona che ti gratifica i sensi ti interessa di più di Krishna. E quindi pensare sì, sentire no, volere, fai le altre cose, ma non le azioni coscienti di Krishna. Però, qual è la differenza? Come spiega alla fine, e poi se avete delle domande, delle curiosità, volete anche chi è collegato via internet, se vuole fare una domanda, può farla. Dice: il maestro autentico dà istruzioni che sono identiche a quelle del Signore, poiché lo rappresenta. Quindi noi dobbiamo trovare una guida. Per questo i libri di Prabhupada sono stupendi, perché c'è la voce di Krishna, ma c'è la voce del maestro spirituale che ti indica la via e ti dice cosa fare. Però stavo dicendo un'altra cosa prima, ho perso un attimo il filo. Mi aiuti? Mi aiutate? E oggi è Kadashi. No, prima, quando ho detto, se avete delle domande, stavo parlando di il pensare, il sentire, il volere, la conoscenza di Krishna. Quindi da lì arriva anche la voglia di fare questo cammino. Di... Ah, grazie. Sì, nel senso che mi sono ricollegato. E verso la fine del commento Prabhupada lo spiega e il verso di oggi lo spiega, che è un punto molto importante, perché questo ci fa venire la volontà, eh? Ci fa capire la causa della mancanza di volontà, e noi dobbiamo capire perché ci siamo ammalati. Ho preso un colpo d'aria, la prossima volta copriti. Ho mangiato troppi zuccheri e poi ho mal di dente. Ho capito, la prossima volta non mangiare lo zucchero bianco, perché ti fa chiaro che ti rovina. Mi sono mangiato e poi mi sono ammalato. C'è sempre una causa. Sono stato vicino a quello che aveva l'influenza e poi me la sono beccata. C'è la causa, no? Quindi noi dobbiamo capire la causa della nostra mancanza di volontà. Se siamo carenti di volontà, se invece abbiamo volontà da vendere, non c'è questo problema. Ma se il problema c'è, dobbiamo capirne la causa. La causa, spiega Prabhupada nel commento, e lo sottolinea Krishna nel Bhagavad Gita, in questo verso, che quando uno conosce Krishna come il non nato, come la causa di tutta la manifestazione e il Supremo, si libera dalle conseguenze di tutti i suoi peccati. Quindi l'ignoranza di Krishna ci porta a identificarci con il corpo materiale e ad agire in modo materiale. In questa azione ignorante siamo costretti a commettere errori.
semplice. E non solo noi, ma uniamo il nostro karma, quindi le nostre azioni e reazioni, con altre persone che vivono nell'ignoranza della loro identità spirituale e quindi il nostro karma si mescola con il loro. No? Quindi non bastano i nostri errori, ci vogliono anche quelli degli altri. No? Entriamo in un vortice di azione e reazione che ci vincola alla legge del karma e ci avaranatmika prapse patmika, è la forza di Maya che avvolge e tira verso il basso. Quindi dopo un po' ci sentiamo avvolti nell'ignoranza e sprofondiamo nel baratro interiore. Qual è l'alternativa che tutti cercano? Un po' di soldi in più, un po' di intossicanti in più, un po' di sesso in più, e la schedina fortunata, e uno pensa che con questi strumenti si libera da questa depressione. Ma siccome la causa di questa depressione non è il negativo e il positivo di questo mondo, ma è l'ignoranza della coscienza di Krishna, se uno sceglie, come dicevo prima, uno non ha volontà per Krishna ed è attratto da Tizio, Caio, Sempronio e varie cose che ci possono attrarre e distogliere la coscienza di Krishna, queste attrazioni sembra che ti diano un certo piacere, ma non hanno il potere di liberarti dalle conseguenze del tuo karma. Anzi, ti vincolano ancora di più e quindi dopo ci si ritrova peggio di prima. Perché ci siamo distanziati ancora di più da Krishna, che ci aveva attratto e chiamato attraverso il maestro spirituale. Noi non abbiamo ascoltato, identificandoci con la materia, abbiamo ricercato il piacere nei sensi, indipendentemente da Krishna. Per un po' ha funzionato. Finché c'era un po' di piacere, un po' di illusione, un po' di questo, un po' di quell'altro. Ma quando la sbornia finisce, quando i fumi dell'alcol, i fumi delle droghe, i fumi dell'illusione in generale non ci sono più, uno si ritrova peggio di prima perché si è allontanato di più da Krishna e ha più karma addosso. Quindi non si è liberato del karma e ne ha di più addosso, sulle spalle, e quindi si sente peggio. Questa è la causa di tutti i problemi che abbiamo, il nostro karma. E una persona intelligente dovrebbe pensare, bene, oggi mi è arrivata questa informazione, cosa devo fare? La formula della quale abbiamo parlato l'altra volta. Cosa devo fare? Tre parole. E il maestro spirituale, se noi... Allora, se una persona è intelligente, può trovare la motivazione anche nel negativo. Cioè, su un viale di quello che va... come si chiama quel viale che va al museo dell'auto? Corso Unità in Italia. C'è una scritta molto carina, uno l'ha scritto a caratteri cubitali. Noi non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele. Bello. Quindi noi non possiamo stare tutto il giorno a pensare che anche ieri invece di ascoltare Krishna abbiamo ascoltato Maya. Perché se facciamo così, anche oggi
non stiamo ascoltando Krishna, stiamo ascoltando Maya e quindi sprofondiamo ancora di più. Come possiamo orientare le vele? Perché in questo mondo è naturale ascoltare Maya, perché sono tutti con le televisioni accese di Maya. No? È come se tu entri in un negozio e ci sono 100 televisioni accese con 100 programmi. Caspita, sei circondato, uno te lo vedi. Se ti piace il calcio, vedi il calcio, se ti piace il film, vedi il film, qualcosa vedi. Se entri in una foresta, non c'è né calcio, né film, né niente, giusto? Ci sono gli uccellini che cinguettano e il resto. Quindi qual è il modo di posizionare le vele? Invece di piangerci addosso, per tutto quello che non abbiamo saputo fare ieri, dobbiamo pregare Krishna di aiutarci a fare con quello che abbiamo oggi ciò che è possibile per avvicinarci a Krishna. Se noi facciamo così, questa intelligenza viene da Krishna. Quindi stiamo posizionando le vele nel modo giusto. Bisogna saper riconoscere, perché il maestro spirituale non è, vuol vedere il tuo atteggiamento, quindi il tuo atteggiamento deve essere di riconoscenza. È vero, ho preso un granchio e ho ancora la ferita. Adesso però mi spieghi quello che devo fare e il maestro spirituale ti dice, ok, riparti da dove sei, attraverso il servizio. E il servizio è, il primo servizio è l'ascolto, quello che stiamo facendo adesso. Impariamo ad ascoltare la voce di Krishna. Il secondo è passare all'azione. Quindi, per farvi un esempio, giovedì scorso abbiamo detto andiamo a distribuire le locandine, giusto? Non so chi, ma qualcuno, voi l'avete fatto, no, immagino tutti, quelli che l'hanno presa. È stata messa, Hare Krishna, è stata messa una locandina in via Garibaldi, non so chi l'ha messa. Una signora ha visto questa locandina e ieri ha incontrato Hayagriva o Simone. Simone. E gli ha detto a Simone, ah, ho visto la locandina. Ha preso un libro a Simone e adesso starà leggendo il libro, o l'avrà letto oggi, insomma qualcosa. In più ha iniziato il suo servizio di devozione perché ha dato una donazione e questa donazione entra nel circuito di Krishna, della coscienza di Krishna, perché viene utilizzato per Krishna. Quell'azione di mettere la locandina è servizio di devozione e chi l'ha fatto, adesso noi abbiamo detto solo questa, ma chissà quanti altri hanno visto tutte le altre locandine, qualcuno è andato sul sito, qualcuno dirà, avrà detto vado, cioè, comunque ha letto Hare Krishna. Quell'azione ha cambiato il destino di quella persona, quindi chi l'ha fatta ha accumula dei meriti spirituali. Per questo che noi dobbiamo servire. Cosa posso fare? Fai questo. Ma a me non sembra che, non ti preoccupare, se ti diciamo di farlo vuol dire che funziona. Mi ricordo quando siamo arrivati a Torino la prima volta che ci avevano prestato questo camper e siamo arrivati ad Avigliana con Abiram e Hayagriva, Alberto, no? Siamo scesi lì e adesso che facciamo? Andiamo a distribuire i libri, quello che potevamo fare. E poi la volta dopo sono venuto sempre con Hayagriva ed è sceso a San Mauro, e mentre lui scendeva a distribuire i libri, io andavo a cercare un posto perché in un camper che ti hanno prestato non ci puoi abitare a lungo. Abbiamo fatto con quello che avevamo e Krishna, siccome ha visto la buona volontà,
ha detto apriamogli delle porte. Quindi ad Alberto gli ha fatto incontrare persone che gli hanno preso i libri, gli hanno dato delle donazioni, e a me Krishna ha fatto incontrare qualcuno, e con questo qualcuno sono arrivato a qualcun altro e sono arrivato a un mazzo di chiavi che erano le chiavi di casa, no? Perché aiutati che Dio ti aiuta. Quindi se noi impariamo ad ascoltare chi ha già fatto l'esperienza, questo ascolto fa nascere in noi, anche se non ce l'avevamo prima, il desiderio di agire. Prima noi non avevamo il desiderio di agire. Eravamo completamente nella mente che ci diceva: è colpa tua, non ci riuscirai mai, hai dato due schiaffi a Tizio, tre calci a Caio e quattro parolacce a Sempronio, e ognuno di noi ha i nostri Tizio, Caio, Sempronio, i nostri calci, le nostre parolacce, giusto? Fate così con la testa. E quindi la nostra mente va sempre lì. Tizio, Caio, Sempronio, calci, parolacce. E cos'era l'altra cosa? Pedate. No, pedate. E schiaffi. Ok? La nostra mente va sempre lì. Allora ci sono due modi per risolvere il problema. Il primo è aprire, il più facile è aprire il frigorifero, prendere la famosa birra, e te ne bevi una, due o tre, alla terza Tizio, Caio, Sempronio non ci sono più, anzi li chiami: uè, come va? E quello ti risponde, dice: bravo, mi telefoni anche, e sente che sei intossicato, dice: poveraccio, oltre a non riparare il danno si prende beffa di me, si intossica, e quindi aumenti ancora la causa del tuo incatenamento. Se invece abbiamo ascoltato attentamente dal maestro spirituale, se apriamo il frigo dentro di birre non ce ne sono. E andiamo al tabaccaio e non compriamo più le stupidaggini che compravamo una volta. Andiamo al supermercato e non ci nutriamo più del sangue altrui. Abbiamo smesso di infierire su quelle bestie, e quindi il karma di quelle bestie non ci rincorre più, no? Perché se uno ha la pancia piena di karma altrui che urla, anche questo ti affossa e non ti fa venire il desiderio di servire Krishna. Quindi, ascoltando da chi si è liberato dalle conseguenze delle proprie azioni, perché? Perché si è collegato con la coscienza di Krishna, non perché sia più bravo, più intelligente, no, è stato, come si dice, potenziato da Krishna, dal maestro spirituale, perché ha fatto le cose giuste. Si è collegato con Krishna, con la coscienza di Krishna, verso che dice oggi, e si è liberato dalle conseguenze del proprio karma. E cos'altro ha da fare se non incoraggiare chiunque incontra a fare la stessa cosa? Questo è il ruolo del maestro spirituale, incoraggiare chiunque incontra a fare la stessa cosa. Quindi, ascoltando attentamente, col giusto atteggiamento, ci viene il desiderio e uno dice: ah, ho messo 10 locandine, oggi ne metto 20. Infatti l'ho preparate là. No? Ci vuole sforzo di prendere lo scotch, che non è tanto quello che scoccia è entrare nel negozio e sentirsi i giudizi. Ah, Hare Krishna, ma come? Ma cos'è? No, guarda, non mi interessa, io sono testimone di Geova, buddista, perché poi ognuno o è testimone di Geova, o è buddista, o è evangelista, o è cattolico, o ateo, quindi fa parte di una delle religioni più diffuse del pianeta, no? Dio non c'è.
però sempre di Dio parlo. Quindi tutto quello che stai facendo tu non gli interessa. Quindi esci di lì depressa, e dici: mamma mia, ma non interessa a nessuno la coscienza di Krishna. Perché è vero. Nella percentuale che fa Krishna, e viene citato oggi da Prabhupada, il verso Manushanam Sahasrishu, l'inizio del settimo capitolo, Kaschit Yatati Siddhaye, tra migliaia e migliaia di uomini è raro colui che cerca la perfezione. Yatatama Pisiddhanam Kaschin Manvettita, è raro tra migliaia di questi che cercano la perfezione che conosce veramente Krishna, è rarissimo. Quindi non ci meravigliamo se entri in un negozio. Pensate, allora, quando uno fa un servizio, anche piccolo così, perché non devi, voglio dire, chiedere di mettere una locandina che ha già il timbro del comune, non è poi tutto questo sforzo, no? Un po' di sforzo ci vuole, ma non è. Allora voi cominciate a immaginare lo sforzo che ha fatto Hayagriva andando con le borse piene di libri ed è 3 anni e mezzo che tutti i giorni va in Sankirtan. Simone, 2 anni e mezzo, Abiram, e non vai a mettere una locandina, ma vai a presentare un libro e a chiedere un aiuto per il movimento. Quindi molto più complessa la cosa. Però cosa succede? Che poi c'è questa grande soddisfazione nel vedere i risultati. Quindi uno dice: ah, ho messo una locandina, la signora si è collegata con la coscienza di Krishna. Oggi ne metto due, così più signore si collegheranno. E poi scopri che la persona che ti ha detto no, non mi interessa, in realtà non ha detto no, non mi interessa a te, l'ha detto a se stessa. Perché per rispondere così a uno spiritualista o a qualcuno che porta la coscienza di Krishna, i casi sono due: o lo spiritualista non è all'altezza, e quindi invece di portare la coscienza di Krishna in un piatto d'argento, gliel'ha portata in un piatto sporco. È come se noi alla festa della domenica presentassimo la sala sporca, i piatti sporchi. La cena è buonissima, te la tieni la cena, perché se la sala è sporca e i piatti sono sporchi, vuol dire che anche la cena che tu mi racconti che è buonissima, io non ci mangio, giusto? Quindi la buona preparazione bisogna portarla in un piatto, se possibile, d'argento. Il detto, no? In un piatto d'argento. Ma se non abbiamo un piatto d'argento, portiamolo in un piatto pulito. Quindi, se non siamo situati in una coscienza di Krishna così elevata, ma puliamo il più possibile la nostra coscienza di Krishna. E facciamo il nostro meglio dicendo: guarda, io sono solo un ambasciatore, no? Un postino. Postino arriva, ti porta la busta, non è che perché è antipatico o simpatico, bello, brutto, alto o basso. Cioè, tu prendi la busta, il suo servizio è quello lì. No, però va fatto in un certo modo. Così noi siamo postini di Krishna. Posso mettere la locandina? E questa stessa signora che ieri ti ha detto di no perché aveva tutte le sue storie, e poi nel cuore Krishna gli ha detto: ma come, tratti male questa signora che è venuta a portarti un sorriso? E quindi il giorno dopo, è successo tante volte, il giorno dopo invece ti riaccoglie, ti dice: sì, mettetela, mettetela, anzi verrò a trovarvi, no? Quindi passare all'azione significa sapere ascoltare intelligentemente. E questo vuol dire conoscere Krishna. Conoscere Krishna non vuol dire entrare in aspetti filosofici molto impegnativi, perché noi in Kali Yuga non è che abbiamo una grande memoria, non è che abbiamo una grande intelligenza, giusto? Parliamoci francamente. Usiamo quello che abbiamo, il desiderio di servire Krishna, un minimo di curiosità, di interesse. Cosa devo fare? Servi. Bene, servi e
In questo servizio cosa succede? Cosa succede, come abbiamo detto prima? Che ci liberiamo dal nostro karma, che è quello che crea la zavorra che non ci permette di conoscere Krishna. Quindi, avendo ascoltato, avendo cantato e avendo servito, ci siamo liberati da un pezzo di karma e siamo più alleggeriti di prima e la nostra volontà diventa potente. Il nostro pensare c'è, il nostro sentire anche aumentato e la nostra volontà ha più forza di prima. Il segreto non ci può fermare nessuno, perché scopriamo anche che lo scopo ultimo vero di questa esistenza è conoscere Krishna, è amare Krishna. E noi possiamo essere veramente soddisfatti solo quando arriviamo a questo stato di coscienza. Tutto il resto, aria fritta. Può essere vestito meravigliosamente, come abbiamo detto l'altra volta, tappeti rossi, che tutti invidiano, bellezze sovrumane, ricchezze sovrumane, eh? Questo che ha messo da parte 1.000 miliardi di dollari adesso, eh? Quello che è diventato l'uomo più ricco del mondo, che tutti, hai bisogno di qualcosa, prima andavi nel negozio, adesso fai così e il giorno dopo ti arriva in casa. Ha scoperto un bel sistema intelligente, adesso ha un capitale di 1.000 miliardi. Dico, noi ce ne basterebbe la metà della metà della metà di uno per fare un bel po' di cose qua a Torino, no? E lui ne ha 1.000. Beh, per lui, da un punto di vista materiale, ma da un punto di vista spirituale, ha ristabilito il suo collegamento con Krishna? Se la risposta è sì, meglio per lui, noi non sappiamo cosa fa questo nella vita oltre a fare affari, no? Se la risposta è no, ahimè, anzi, ahi lui, perché verrà il giorno, intanto quando ti svegli al mattino e non sai dove mettere sti 1.000 miliardi, c'hai un sacco di problemi. Già se ce ne arrivasse uno. Ma no, un miliardo, la metà della. Uno comincia ad avere dei problemi. No, fortunato, dici, mamma mia, adesso dove li metto? Allora, una parte li investo, una parte non mi devo fare investire, una parte investiti, ma poi più di un vestito al giorno non te lo puoi mettere. Quindi ti riempi l'armadio di vestiti e sei lì che ti gira la testa quale mi dovrò mettere. Poi però i vestiti a cosa servono? Per attrarre l'attenzione altrui. Quindi giri, ti sei comprato i vestiti, ma non ti fila nessuno, magari qualcuno più di prima. Dici, ma come? Io pensavo che bastasse una motocicletta nuova, un vestito nuovo per essere così più affascinante, invece agli altri, no? Scopri che agli altri non è che interessi un granché, no? In questo mondo materiale ognuno è interessato solo a io e mio. E quindi ti metti in un sacco di problemi. Invece l'alternativa è staccare la nostra attenzione da ciò che è temporaneo e con la stessa energia, ma anche la metà dell'energia che noi vogliamo, che utilizzeremmo, utilizziamo, io uso il condizionale per fortuna, perché dovrei proprio sforzarmi di fare il contrario di quello che sto facendo e quindi non mi viene nemmeno la parola. Però con la stessa energia che uno utilizza per inseguire Maya, se la usiamo per aggrapparci a Krishna, abbiamo trovato la soluzione a tutti i nostri problemi. Quindi questo è il motivo per il quale noi diffondiamo la coscienza di Krishna, perché è come mettere un sacco di locandine dappertutto, per
Perché prima è andato via il collegamento e abbiamo fatto in modo di ristabilirlo? Perché probabilmente, ma anche se in questo, penso che ci sarà qualcuno che ascolta, ma anche se in questo momento potrebbero essere 10.000, magari sono solo 3, no? Ma domani qualcun altro si collega, dopodomani qualcun altro si collega, è già successo, e ascolta delle vibrazioni che stimolano la sua realizzazione spirituale, il suo desiderio di realizzazione spirituale. Infatti Krishna ha fatto così, ha parlato a uno solo. Adesso qua è incoraggiante perché siete in tanti, poi sappiamo che c'è chi ascolta via internet, che salutiamo, Haribo! Ma se c'era solo Abiram, io gli voglio anche tanto bene, no? Però magari sarebbe stato un po' più difficile. O come Prabhupada, che Bhaktisiddhanta Sarasvati gli ha detto, se ti ritrovi da solo, parla ai muri. Lui ha seguito questa istruzione e infatti il commento alla Bhagavad Gita, l'introduzione alla Bhagavad Gita, l'ha scritta parlando ai muri, perché non c'era nessuno. E allora cosa ha fatto? Oggi parlo ai muri, e ha scritto il commento della Bhagavad Gita. E adesso questi muri, milioni di persone che lo stanno ascoltando. Quindi noi cosa facciamo? Continuiamo a mettere locandine in giro con scritto Hare Krishna. E ci sono sempre più persone. Ieri ho incontrato una persona abbastanza importante nel mondo dell'editoria e mi ha detto, però ultimamente si sente parlare sempre di più di voi. Mi ricordo 3 anni fa che siamo venuti qua, tutti quelli che quel po' che ci conoscevano mi dicevano, ci dicevano, ma dove eravate finiti? 3 anni fa. E adesso a distanza di 3 anni ci sono articoli sui giornali, ci sono persone che ci seguono, centinaia di persone che ci seguono, solo noi, di Torino, ma ci sono Firenze, Rota, in tutto il mondo, milioni di persone. Perché? Perché una sola persona ha deciso di passare all'azione seriamente. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ecco perché noi serviamo la sua missione, perché ci sentiamo grati nei suoi confronti. È lui che ha rischiato la vita, è lui che ha dato tutto, è lui che ha riempito il mondo di milioni di libri. È lui che, grazie a un verso della Bhagavad Gita e un commento della Bhagavad Gita, ti apre una nuova vita, ti apre un mondo, no? Perché io devo prendere da lui e poi andare a ringraziare un altro e a servire un altro? Questa si chiama ingratitudine. Noi non facciamo così. Vogliamo essere grati al nostro maestro spirituale e servire la missione del nostro maestro spirituale. Ma non c'è nessuno. Eh sì, tu il primo, no? Se continui a dire non c'è nessuno, non ci sarà mai nessuno. Diventa tu il primo. Esci di casa e di, guarda, ho ascoltato un verso della Bhagavad Gita, ho letto un commento, sono stato con 2 devoti, 10, e mi sono riempito di un entusiasmo che ti devo dire qualcosa. E cosa mi vuoi dire? Niente, perché non so niente. Però guarda questa locandina, prendi questo biglietto e domenica vieni alla festa. Alla festa, una festa, ma lì ti spiegano tutto. Io non ci ho capito un granché, però vieni lì che ti spiegano tutto. Questo è quello che dovete fare. Perché l'errore qual è? Che invece voi incontrate qualcuno e pensate di aver capito tutto e gli fate una testa così di tutto quello che non avete in realtà capito, e questa persona si scoraggia e dice: ma se la coscienza di Krishna è questo, io, a me non interessa. E sapete cosa vi dico? Che ha ragione. Perché uno dimostra che ha capito con le sue azioni. Allora, quando un devoto ha deciso di dedicare la sua vita a Krishna,
canta 16 giri di japa al giorno, segue i quattro principi regolatori, offre il suo cibo a Krishna e si nutre solo di prasadam, segue i digiuni di Ekadashi, è fedele alla missione di Prabhupada e 24 ore al giorno è dedicato al maestro spirituale, lui può parlare di Krishna a chiunque incontra. Tutti gli altri possono e devono fare solo da tramite. E aggiungo il devono, perché l'errore che si fa è questo, che noi mettiamo il nostro falso ego e lo coloriamo di coscienza di Krishna. Senti mo, prima pensavo di essere Dio in terra, adesso ho scoperto che Dio in terra, che Dio è un altro, però ascolta anche me in nome di Dio. E quindi uno mette il suo ego al centro, colorato di Krishna, blu, che suona il flauto. Quindi tu cominci a dire Krishna, e poi per un'ora gli spieghi tutto quello che hai capito. Ma se avessi veramente capito, seguiresti i quattro principi regolatori, canteresti 16 giri di japa, cioè, ti alzeresti tutte le mattine alle 4 e saresti tutto il giorno in giro a distribuire libri o a servire le divinità o fare qualunque cosa. No, cosa fai tutto il giorno? Mi alzo alle 7, alle 8. La Bhagavad Gita, vedo sempre molto bene la copertina, quella la sua memoria, il japa ce l'ho lì come soprammobile, è bello, un bel japa, e cosa faccio per Krishna? Niente, mi faccio gli affari miei, però se incontro qualcuno gli spiego la verità assoluta. Non fate così, perché diventate degli strumenti che fanno il contrario di quello, e facendo così non vi liberate dal vostro karma. Vi prendete anche il karma di quello lì che comincia a pensare di voi che siete fanatici e ha ragione, che non avete capito niente e ha ragione, e che non siete dei buoni rappresentanti di Krishna e ha... Oh, eh? Allora, uno pensa, ma io ho sempre fatto così. Bene, per la prima volta l'hai riconosciuto. Adesso comincia a fare qualcos'altro, se vuoi progredire in coscienza di Krishna. Altrimenti rimarrai sempre nello stesso brodo. Quindi Krishna ci esorta a evolvere in coscienza di Krishna. E ha iniziato parlando a un solo discepolo. Ma gli ha parlato così bene che grazie a questo dialogo miliardi di persone in migliaia di anni, in milioni di anni, perché Krishna dice: io ho enunciato questa conoscenza anche milioni di anni prima. Quindi facciamo come ha fatto Krishna, impariamoci bene prima tutta la Bhagavad Gita e poi possiamo parlare per 45 minuti ininterrottamente. Perché la Bhagavad Gita, i 700 versi, dura 45 minuti il dialogo, poi se vai più piano 50, se vai più veloce 40, ma 700 versi ci vogliono 45 minuti. Allora impariamo bene la Bhagavad Gita, diventiamo la personificazione della Bhagavad Gita e poi possiamo permetterci di parlare per un'ora della coscienza di Krishna a chi incontriamo. Se la risposta è sono all'altezza, bene. Se la risposta è non sono all'altezza, allora cosa fate? Prendete le locandine, lo scotch, andate dalla signora e dire: buongiorno signora, posso lasciarle questa? La metto qui col sorriso, non c'è bisogno che spiegate niente, tanto a lei siete la decima persona che vuol mettere locandine nella settimana. Che ci sia scritto Hare Krishna o corso di ballo turco, no, turco. Il tango argentino, per lei è la stessa cosa. Buongiorno signora, posso mettere la locandina? Sì, se siete state gentili, perché vi deve dire di no? E mettete la locandina. E questo piccolo servizio di 3 secondi vi rende molto di più
che un bombardamento a tappeto di un'ora che avete fatto la sera prima a chi non vuol più sentir parlare di Krishna per tutta la vita. E vi assicuro che ne ho incontrate tante di queste persone. Però fa parte del loro karma anche. Però adesso noi dobbiamo purificare il karma qui, non possiamo continuare a fare sempre gli stessi errori. Quindi per favore, come ho detto a un ragazzo molto bravo che con la moglie si stanno avvicinando alla coscienza di Krishna e anzi stanno cantando Hare Krishna, gli ho dato un consiglio, parla il meno possibile e ascolta il più possibile. No? Haribo! Grazie dell'attenzione. Avete una domanda? Sono le 7 e 24, quindi c'è tempo per 6 minuti. E 40? È anche il momento. Perché qualcuno non ci regala un bell'orologio che si vede? E questo non si vede mai, ogni volta devo fare una fatica. Se volete, se avete una svegliettina bella, però non che fa tic-tac, deve essere digitale, così. Possibilmente un po' più grande e che si leggano i numeri, così la metto lì e ogni volta non devo fare. Va bene, allora se sono le 7:40, grazie a tutti, ci sarà un po' di tisana, oggi è Ekadashi e mi auguro che Riccardo sia rimasto contento da questo primo contatto con il mantra yoga, eh? Com'è la risposta? Positiva? Sì, non è un sì proprio. Ah. Il tuo percorso è un altro. Benissimo. Benissimo, sai perché dico benissimo? Perché se il contatto con i Vaishnava ti ha fatto vedere che la tua strada può essere un'altra, poi non è detto che magari domani non cambi idea, vuol dire che è stato un buon contatto. Perché se Krishna dice Manushyanam Sahasrishu, tra migliaia di uomini è raro, e tra milioni di questi Siddha. E quando dice Siddha, colui che cerca la perfezione, se sei qui è perché stai cercando di evolvere, di purificarti, altrimenti non eri qui. Ognuno segue varie tradizioni, varie scuole. Quindi è Krishna che dice, non tutti devono seguire questa via. Se però il contatto con i Vaishnava ti ha fatto venire il desiderio di seguire un'altra via di elevazione spirituale, perché magari sei legato alle tue tradizioni, alla tua cultura, a altre cose che hai fatto nella vita, è stato comunque un contatto positivo. Quindi grazie di essere stato qui con noi, va bene? Hare Krishna! Haribo. E allora, mentre Abhiram mette la musica, vi ricordo allora che lì ci sono le locandine. E mettiamole il più presto possibile perché il Festival del Ratha Yatra si sta avvicinando. La prossima settimana faremo un incontro molto importante, adesso lo annuncerò anche domenica, di tutti quelli che vogliono partecipare attivamente, perché da mercoledì, giovedì bisognerà cominciare a correre per il Ratha Yatra. Quindi c'è da mettere le etichette in 500 piatti. Per farvi un esempio, c'è cioè da mettere 2500 invii, insomma, c'è bisogno di aiuto, va bene? Anche chi ci segue via internet venga a collaborare, ad aiutarci. Haribol!